Buonasera a tutti, come promesso ci stiamo collegando da Antichità Scippa e tra poco Antonio Giorgio ci farà ascoltare qualcosa di suo, dalla sua personale antologia. Ah, vedo che Antonio già è arrivato. Ciao Antonio, buonasera. Ciao Mario. Come va? Beh, abbastanza bene. Ho trovato poco traffico. Senti Mario, nell'accomodarmi qui nella mia postazione, sì, notavo questo, Mario. Io ho assolutamente bisogno che quando comincerò a declamare, tu possa escludere. Sì. Oppure abbassare, ma penso che già eri tu intendimento. Ma cosa? La musica? La musica, sì. Ma non ti preoccupare, figurati, non lo so che la poesia ha bisogno di silenzio. Bellissimo. Figurati. Mario, voglio dirti una cosa. Ti volevo fare... Prima di scendere dallo studio, ma così sai, en passant, guarda, ho aperto un libretto di... Di Alda Merini. Ah. Alda Merini. Guarda, è un pensiero di 1, 2, 3, 5 righi. Ma righi non interi, è presi per poco. E dice: il dilemma infelice che coinvolge uomini e donne in un unico misterioso. È il dubbio dell'esistenza di Dio. Ah, che bello. È stupendo, è vero o no? Senti Antonio, prima di iniziare, vorrei, siccome già ci sta qualche persona che ci sta seguendo, vorrei un attimo ricordare agli amici di cosa si tratta questa diretta. Ecco. Noi abbiamo voluto riprendere un po' le attività culturali all'interno di Antichità Scippa. Aspettate che mi faccio vedere, perché voi non mi vedete. Eccomi qua, salve, buonasera. Abbiamo voluto riprendere tutta una serie di attività culturali che facevamo fino a un anno e mezzo fa circa, qui all'interno del nostro locale. Forse anche di meno, fino a un anno fa. Fino a un anno fa, sì. E siccome abbiamo dei problemi di spazio, non ho potuto invitare fisicamente le persone, sì, da me, sì. Anche se chi di voi ci vuole venire a trovare, non c'è problema, qualche posticino lo facciamo uscire, sì, lo facciamo uscire. Però abbiamo questa necessità quasi vitale di far vivere la poesia tra queste mura. Ne ho parlato con Antonio e Antonio la settimana scorsa ha iniziato così molto spontaneamente declamando dei versi di un grande poeta napoletano nato nella fine dell'Ottocento che è Rocco Galdieri. Ah, ecco, sì, ricordo Rocco Galdieri. Rocco Galdieri, e che io ho definito un poeta dell'avanguardia, un po'. Che cerca di illuminare la parola napolitana
dal grande faro che è stato dell'epoca coevo, Salvatore di Giacomo. Perfetto, Mario. E ho chiesto ad Antonio di portarmi stasera alcuni versi ora di questo grande faro che è stato della poesia napoletana e che ci ha illuminato con i suoi versi. E talvolta. Antonio Giorgio, eccolo qua, me lo faccio vedere, un mio caro amico, maestro, fine dicitore, conoscitore della poesia napoletana, amante della lingua napoletana, della lingua napoletana. E che dire, faccio parlare lui. Grazie Mario caro, la tua accoglienza, lo stare qui è comunque, guarda, una gratificazione, una bellezza, veramente che vorrei che tanta altra gente potesse goderne, ti dico la verità, se tu tirassi fuori dei posticini qua a sedere sarebbe molto bello. Comunque dicevamo del faro, sì, il faro che ha illuminato ma che anche ha abbagliato è stato Salvatore di Giacomo, non c'è niente da fare. Del resto, con quell'appoggio, quella presentazione e condivisione che ha avuto da Benedetto Croce, non poteva essere diversamente. Però ecco, come tu egregiamente ricordavi prima, un Rocco Caldieri è senz'altro da accomunare, da avvicinare a questo faro che se non è stato così intenso nella luce come un Don Salvatore di Giacomo, comunque ha lasciato delle scie, delle luminosità veramente interessanti nella lingua napoletana, per di più cogliendone l'uso di parole, di motteggi che forse veramente pochi, pochi come Rocco Caldieri hanno saputo usare. Senti, caro Mario, venendo a quella di stasera, peraltro credo che siamo quasi in orario, credo. Del resto sei tu il regista e sei il tutto No, no, che tutto, non so niente. di queste improvvisate, ma penso che siano dei bei pomeriggi che metteremo su. C'è il fatto, ti volevo accennare questo. Tu mi dicesti, Antonio, parliamo del faro la prossima volta. Parliamo in che senso? Noi qua essenzialmente io reciterò, sperando di saperla trasferire, traghettare, ecco qua, gli altri, la poesia. Stasera è una poesia di Salvatore di Giacomo. Abbastanza importante, abbastanza famosa. Qual è quella dei Cecati e Caravaggio? Cosa? I Cecati e Caravaggio, Ah, i ciechi di cioè i Caravaggio, i ciechi ciechi di di Caravaggio, Caravaggio. sì. Ah, che bello. E voglio dire una piccola cosa che servirà, se serve, ai nostri tanti, non so se dire ascoltatori, Amici. amici che stanno lì. Tu pensi ci sarà qualcuno alle ore 17? C'è anche una cara amica scrittrice. Sì. Da Buenos Aires, Florenzia Hortense. Ciao Oh, Florenzia, buone cose. bene, mi associo a te nel salutare Florenzia. Ti dicevo, questa è una poesia molto, ma molto pregna. In effetti è una vicenda umana, essenzialmente la vicenda umana, che è però molto triste. Molto triste è che Salvatore di Giacomo porta avanti con una lucidità, una chiarezza e una incidenza nella formulazione del verso, quindi le varie quartine, e nell'uso della lingua appunto napoletana. Mario, peraltro possiamo già iniziare, tu pensi, o Sì, no? già abbiamo iniziato, Ah non ti sì? Vabbè, preoccupare, sì. allora no, non è che me ne preoccupo, per carità. Me ne occupo nella misura in cui posso renderti cosa piacevole. Tu qualsiasi cosa mi dici riguardo alla poesia Va napoletana, a buono, me va rendi buono, sempre cosa va buono. piacevole. Allora stasera però dobbiamo parlare per poco di quella che è la poesia questa, dal titolo I Cecati di Caravaggio, cioè i ciechi di Caravaggio. È un dialogo questa poesia che si svolge
fra due derelitti. Uno che è cieco da quando è nato e l'altro invece che è divenuto tale. E perché poi i ciechi, ovvero i ciecati Caravaggio? Un tantino, tantino di storia, ma penso che voi, o tantissimi di voi, lo sapranno. Caravaggio è un paesino della bassa Bergamasca, dove nel 1573 nasce Michelangelo Merisi, che poi sarà appunto nel tempo, sarà Michelangelo Merisi di Caravaggio, Michelangelo Merisi da Caravaggio, sarà alla fine soltanto e solamente il Caravaggio, e che tutti ben conosciamo. Io solo a pronunciarlo e a ricordarmi del Pio Monte che è giù dopo aver attraversato via Piemonte della perfetto, Misericordia. soltanto a pensare a quel luogo mi non dico mi intenerisco, no, ma mi commuovo perché è di una grandezza infinita. Del resto tutto il mondo vedo che ce l'ho invidia. Perché poi questo titolo a questa poesia di cui ho detto il contenuto? E qui vengo a questa spiegazione, però rapida, non voglio trattenervi molto oltre. In effetti, a Napoli, in Piazza Dante, di fronte proprio alla statua del Sommo, quindi lato opposto, fu costruita una chiesa. Una chiesa, dunque, Michelangelo Merisi muore nel 1610, dopo 10 o 12 anni, viene costruita una chiesa finanziata, oggi diremmo così finanziata, allora si diceva ad opera del canonico Felice Pignella, e questa chiesa è dedicata a Santa Maria Vergine di Caravaggio. Sorge, vi dicevo, al lato opposto della statua di Dante, salendo verso via Francesco Correra, quindi la trovate sulla sinistra. C'è ancora una iscrizione sopra e vicino, sull'arco d'ingresso di altro edificio, i ciechi. Costruita la chiesa, vicino il lungo corridoio che la collegava a questo ambiente dove opera pia lodevolissima, si assistevano i ciechi non vedenti, si è formato questo connubio di espressioni i ciecati, i ciechi di Caravaggio. Orbene, è da questo pare, ed è condiviso da molti, che Salvatore di Giacomo si è, come dire, rifatto, si è ispirato nel dare il titolo a questa bellissima lirica. E che ora penso appunto di dedicarvi, di Allora di offrirvi. ascoltare, dai. Dimmi una cosa, t'allicordi tu che faccia capomunne vista, ma capo sempre non ci vire più? Sì, ma l'ricordo. E tu? No, frate, io sono nato ciecato. A così in cielo mortificavo, letto Dio. Oh, lascia sta Dio. Quando io l'ha giubriato, tu non lo puoi manco immaginare. E Dio mi ha fatto diventare ciecato. E ovvero che per la via fa luce o sole? E con me o sole? O sole d'oro, come i capelli Sarrafina mia. Sarrafina? E chi è? Non venne mai. Non dove venne a trovare? Sì, qualche volta. E con me bella sai. Sì, è bella sai. Ma chi le che era ciecata che nascette, sospiraia.
e la faccia mise in mano a una scunnetta. Dicetto prima, dopo un momento, frate, non te lagnà, che hai mamma macarnà, io saccia a voce solamente. E si stette zitto. E attorno allora adoravo giardino. E in cielo o solo luceva, o solo bella, o solo d'oro. Che meraviglia! Pensi che l'abbia resa per i nostri amici, come chiamarli, ascoltatori? Beh, come no, l'hai resa per me, quindi l'hai resa per tutti, non dovrei La provare. conoscevi, Mario, tu questa? Assolutamente no, Davvero? assolutamente no. Devo dire che mi hai fatto anche pensare a questa chiesa che credo non ci sia neanche mai entrato, devo dire. Probabile, perché dico probabile, non dipende da te, ma il fatto che molta gente, tranne abitanti qui del quartiere, di quella zona che poi confina col Cavone, qualcuno che ci va, ma è stupendo il fatto che tu trovi scritto fuori sulla sinistra i ciechi. Senti, ma ho visto che ci è venuto a trovare una persona. È Davvero, qua una del. cara amica anche tua, Giulia. Eccola, come Ah, stai? come stai? Scusi che non mi alzo, No, ma però in compenso ti figuriamoci. sto riscaldando Ehi. una delle due manelle che sono gelate. Infatti, no, io ci tenevo particolarmente ad esserci, quindi sono Beh, passata. ci fa molto piacere. Ho disturbato, però. Assolutamente no. Abbiamo noi forse. Adesso, Antonio, però non ci puoi lasciare così. Io voglio qualche altro verso di Giacomo. Qualche altro verso di già. Beh, però mi stai prendendo, oddio, io confesso con una certa presunzione, va, che non riesco un po' a tamponare di queste richieste per un fatto, adesso tu l'hai detto in apertura, questa mia passione senza limite, senza fine, per la poesia, e il fatto di aver incamerato tanti, tanti, tanti di quei versi. Ah, Mario, in proposito voglio dirti una cosa. Sai che chiacchierando con te mi può succedere tranquillamente che io dimentichi a un certo momento quello che sto dicendo, quello che ti voglio chiedere, sai, per la mia tenera età. Però ti dico anche che ho scoperto di tenere a mente un qualche migliaio di versi. Lo so, e perciò ti ho detto No, Mario, voglio ci sorrido, ascoltare. perché poi tu sai bene delle vicende, della vicenda tristissima della mia vita, che qui. Vogliamo. Sì, Ci sta d'accordo, un d'accordo. verso Un veloce. verso veloce. Ti posso dire una cosa? Se ci fosse una bella ragazza, una bella signora, qualcuno. Ah, ecco, Giulia! Giulia, vieni qua, voglio dirti una cosa. Vieni, vieni, Giulia. Giulia, guarda, siccome mi hanno sollecitato a cercare ancora una cosa Ma c'è un po' di caffè? di Di Salvatore di Giacomo. Ti dico Giacomo. caffè. Vuoi un po' di caffè? No, grazie, Mario. Vuoi un po' di caffè, Giulia? Come tu non l'hai ordinato? Ah, poi dopo. Senti, però Giulia, dovresti come minimo metterti qua. Fai Vieni. un po' di spazio, non Sì, ma so. posso. Aspetta, ma. Ecco, buonasera, ti No, dice. volevo semplicemente passare inosservato. Non ti preoccupare, un attimo solo. Perché mo non siamo più in collegamento, vero? No. Sì, Dunque, capisco. volevo. Ecco qua, questo l'abbiamo chiuso. Mo ti dico perché. Guarda, Giulia, ti sei trovata. Ti sei trovata, può sembrare scortese, no, azzardato questo accostamento che mi faccio, ma ti sei trovato come il cacio. Senti, allora, lui a richiedere qualche altra cosa di Di Giacomo, io che c'ho un'altra cosa che, diciamo, tengo a portata di lingua. E tu che arrivi? Allora, guarda, io sto seduto vicino a te, no? Dobbiamo pensare soltanto che tu hai un po' di anni in più, non sei così, così giovanissima. Ed io ti dico, buia, come a nube contra te, basita, nu poco poco appassuria terra. E beh, e briga buia si magrariti, nu cagnasse una figlioletta.
Donna Carmela, vi prego, non ridete, non ha pigliato troppa pazienza. Voi facete a brega, non capite? Ma a me mi passa un freddo sotto la pelle. Sentite, io mi sono fatta una putata in certa antica libro sturiosa e ci piglio gusto, ci passa nottata. E non lo so, c'eri, con me senza uso, senza e certa carta stagionata. A chi la carta nuova ha perso l'uso. Bellissima, bellissima. E con questa vi salutiamo. Saluto Antonio Giorgio. Grazie a questa meravigliosa la Giulia. Cara amica Giulia che è stata coinvolta. E passerà. Ed è diventata anche musa ispiratrice per questa poesia. L'ha fatta tirare fuori dal suo famoso scrigno, come dico io. Però ho precisato che lei avrebbe dovuto avere un qualche anno in più. Tuttavia, ci dobbiamo arrangiare ci dobbiamo da qualche anno in più. Arrivederci a tutti, buona serata, ci vediamo la settimana prossima. Addio, arrivederci, arrivederci a tutti.